Carissimi amici, oggi ho l'onore di intervistare un carissimo amico mio che è Davide Cabassi. Davide Cabassi è un grandissimo talento del pianoforte, è stato un bambino prodigio, lo possiamo dire, ha un curriculum che è infinito, per cui non ve lo accenno neppure, però vi posso dire che ha vinto prestigiosissimi riconoscimenti internazionali, ha fatto parte di importanti giurie in concorsi veramente importantissimi. Ha suonato nei teatri di tutto il mondo e vi rimando al suo sito per vedere tutte le cose straordinarie che ha fatto, anche le incisioni che troverete anche facilmente in internet o anche sul canale YouTube. Dunque, inizierei con la prima domanda. La prima domanda è uguale per tutti ed è che cosa ne pensi dell'antico Egitto e che ricordi o suggestioni ti dà il pensarlo? L'antico Egitto per me è bellezza e mistero. È lo splendore della grafica, dei geroglifici, la magnificenza delle piramidi, e personaggi straordinari e dei misteriosi, ed è comunque la antesignana della nostra cultura, che poi col sincretismo con le culture greche e romane giunge fino a noi ed è parte del nostro DNA culturale. La musica classica si è ispirata spesso alle storie dell'antico Egitto o dell'antichità in genere. Basta pensare ad esempio ad opere come Tolomeo Re d'Egitto di Handel o Il Faraone Sommerso di Nicola Fago, passando dalla Ida di Giuseppe Verdi o al più recente Akhenaton di Philip Glass. Quale dei componimenti a questo tema ti ha colpito di più? Vorrei ricordare, oltre ai brani già citati, un pezzo al quale sono particolarmente legato, che è il quinto concerto per pianoforte e orchestra di Saint-Saëns, detto appunto l'egiziano, che il compositore scrisse in tarda età proprio durante i suoi soggiorni in Egitto, a Luxor per l'esattezza. Voglio leggervi la frase che Saint-Saëns appone a puntualizzazione nel secondo movimento. Domina qui l'eco di una sorta di viaggio in Oriente e l'episodio in sol evoca un canto d'amore nubiano che una volta ho udito intonare dai battaglieri sul Nilo e che per l'assenza di un foglio di carta annotai sul mio polsino inamidato. È un brano molto particolare, straordinario, che evoca suggestioni esotiche, in cui nel secondo tempo abbiamo addirittura sorta di riprese del suono del gamelan, di suoni comunque lontani ed esotici, e che mi sembra un brano particolarmente legato all'Egitto e alla sua cultura.